Ciao a tutti. Mi sa che non me lo sto neanche a dire perché sono qui. Tanto si capisce da solo. Col preordine di Hitman. Sniper Challenge. L'ho provato ieri. Un gran bel fosso. Questo è il menu. Abbiamo opzioni e comandi. Questi credo siano quelli specifici per il check-in. Poi gioco, insomma, sensibilità, impostazioni audio e grafica, sia per quanto riguarda proprio il posizionamento del riquadro dello schermo, sia per la gamma. Poi abbiamo le sfide, che sono appunto, vabbè, qui ci torno dopo. I potenziamenti, man mano che diciamo giochiamo, insomma, accumuliamo punti, sblocchiamo anche appunto dei potenziamenti. Come vedete sono abbastanza, questi sono solo per ciò che comunque relativi a quel fucile da cecchino. Quindi se questo è quanto, no, si immagina nel gioco completo con tutte le armi. Nella classifica ci saremo, la classifica nostra, quella nazionale, con le nostre posizioni, ecco io adesso sono sesto, e quella mondiale, insomma in generale, dove qui sarò ultimo. Qui abbiamo la sfida, logicamente. Queste sfide sono una sorta di minigiochi, nel senso durante la parte centrale della sfida potremo portare a termine altre sottosfide. Quindi che ne so, magari ci stanno, ecco, maledetti pincioni sono in intalcio, praticamente nell'insieme, insomma, sul grattacielo ci sono vari piccioni in giro e bisogna ucciderli tutti. Io al momento ne ho trovati tre e non so dove stanno quegli altri. Quanti altri mancano? C'era questo qui asceso praticamente, basta aprire l'ascensore e sparare un nemico facendocelo cadere dentro, oppure attiva le mine, vabbè. Poi, esecuzione rapida nel finirlo in 2 minuti e 30, sono molto carino. Ma senza indugiare oltre, andiamo alla. Come vedete, graficamente, insomma, il titolo di tutto rispetto. Qui abbiamo il bersaglio che arriva in elicottero proprio in questo momento. Ecco il tuo bersaglio, Richard Strong. Ma non ora, non è lui la preda. Dovrebbero esserci molte opportunità per approcciare il suo.
casuale sul petto. Graficamente, insomma, è un titolo di tutto rispetto. E abbiamo il bersaglio che arriva in elicottero proprio in questo momento. Ecco il tuo bersaglio, Richard Strong. Ma non ora, non è lui la preda. Questo è il piccione, come vi dicevo prima. Fanno sempre parte delle sfide, logicamente vanno portate a termine perché fanno da moltiplicatore di punti. Qui c'è un altro piccione. Qui c'è una guardia in solitario, quindi si può ammazzare senza troppi scrupoli, non c'è problema. Ah, ecco, qui c'è un altro piccione. Ci sono anche delle stanze tipo queste che comunque dovremmo trovare sempre qualcosa a che fare con delle sfide. Ok, no, spara. No, ho mancato. Vabbè, pazienza. Stiamo per fare la telefonata. Speriamo che il bersaglio sia stato scoperto. Ecco, se poi non cadono, magari per bene. Invece legate voi, vabbè, quello non è importante, tanto qui sotto non ci passa nessuno. Qualcuno mi ha visto. Forse no. Mazza, l'hanno presi due con colpo solo. Ciao! Una guardia fuggita.
un'altra guardia pure se entra nella gamba. E anche un'altra fuggita. Non ho fatto proprio una gran cosa, è una sua mano. Nessuna sfida nuova. Logicamente si può anche riavviare e partono questa specie di mini trailer del gioco. Bellissimo. Va bene. Per il momento tutto. Ciao.